Ciao, allora sto girando la casa per trovare un posto abbastanza luminoso, adesso sono seduta a tema, quindi figuratevi. E cambio sempre postazione, che non trovo mai un posto ben illuminato, la mia casa sembra tutta cupa. E adesso vi devo far vedere dei colori e quindi perciò spero che riusciate a vedere qualcosa. Allora, vi devo parlare di un nuovo sito che è aperto da poco, però adesso da poco, cioè da poco quando è passato un bel po' di tempo, che volevo fare questo video tipo 2 mesi fa, ma ovviamente poi si sa una cosa, un'altra, altri video perché poi si inseriscono all'interno e quindi alla fine è passato un bel po' di tempo. Adesso è super fornito veramente a tutto ed è un sito davvero bello, 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 bello. Praticamente c'ha tutte cose di make-up, trucchi, cose di make-up, ma anche burrioli, queste cose qua, quindi anche un po' di materie prime per farci trucchi in casa, no? Andavamo a comprare ad esempio da Gisele Masca, che è un sito straniero, invece qua è un sito italiano, quella è la cosa bella. Allora, il sito si chiama Minerali Liberi. Potete digitare su Google, trovate mineraliliberi.it.com. Questo sito va bene anche per chi comunque non si fa i trucchi in casa, anche se comunque se avete potuto vedere da miei video è semplicissimo. Adesso abbiamo fatto il video per i trucchi compatti, farsi una cipria, farsi un fondo minerale, tutto semplicissimo. Faremo anche, vi farò altri tutorial, vi farò i rossetti, vi farò il mascara, vi farò tutto, perché con questo sito voi potete farvi tutti i trucchi possibili e immaginabili. Finalmente, finalmente vi farò tutti tutti questi tutorial, che so che vi piacciono tanto i video di make-up, però va bene anche per chi non sa fare nulla, perché voi queste polveri e queste cose le potete utilizzare anche tal quali per truccarvi. E ovviamente vi fate i trucchi comunque naturali, fate i trucchi come volete voi e risparmiate un casino, veramente vi dura in eterno per truccarvi gli occhi, quindi come ombretto, poi lo potete utilizzare come terra, insomma. Poi adesso vi faccio vedere, perché sennò veramente facciamo notte, poi man mano vi dico le cose. Ha veramente tutto, quindi non dovete più andare a comprare lo studio di zinca da una parte, biossolitana un'altra, qualcoletto pure ce l'ha, il burro pure ce l'ha, c'è pure il burro di karité. Infatti vi faccio vedere, questo è il burro di karité, mi sto trovando davvero bene, molto cremoso, molto bello, burro di karité che ho messo in queste contenitore, costa pochissimo, vi arriva in questa bustina che comunque va bene con la chiusura di questo tipo, vedete? Biossido di titanio, vedete? Questi sono 20 grammi, poi potete cambiare le quantità, eccetera. Poi altri polveri, ad esempio l'amido di amaranta, ma ci sono tutti i tipi di amidi, questo qua è setosissimo. Magnesio stearato, anche il magnesio stearato è una polvere che useremo, veramente si usa molto per il make-up, proprio trucchi professionali. Iniziamo con le miche, quindi tutti i pigmenti, eccetera. Queste sono bellissime. Mica il chiaro di luna, è bellissima, brillante, bella proprio. Mica brillo di stelle, altrettanto. Queste qua sono belle. Mica di cometa assieme a quelle altre là, perché anche questo è un bianco brillante. Utilizzarli liberi, quindi minerali, oppure compattarli semplicemente come vi ho fatto vedere. Qua trovate tutti gli strumenti, contenitori, tutto, di tutto di più, quindi anche veramente per le più inesperte. Queste qua vanno bene anche come illuminanti. Sono le miche, che voi sapete che sono i pigmenti che potete utilizzare anche tal quale come ombretti per truccarvi, come terre, per quello che volete. Allora, mica bacco è questo colore rosso bronzato, molto bella, somiglia molto alla mica Couvre, famosissima di Aroma Zone. Sweet, guardate com'è bella, questo rosa proprio fragola, bello carico. Mica Passion, anche somiglia molto a quest'altra. Vedete? Sono molto simili. La Mica Passion, quindi questa qua va un po' più sul rosa viola, invece questa qua si tiene più sul rosso prugna. La Mica Azzurro, qua ci sono veramente tutti i colori. Questa è bellissima, questa qua la devo utilizzare proprio come ombretto, me ne devo mettere un pochino nella giarrina perché mi piace tantissimo questo colore e non ho nemmeno un ombretto di questo. Mica Prato di Lucciole, questa è bella, un verde prato però è brillante, shimmer. Se volete vi faccio anche gli swatch di queste, me lo dovete soltanto dire. Mica Tesoro Nascosto, questa è un marrone nero sempre brillante. Mica Sabbia d'Oriente, anche questa è bronzata, è un bronzo dorato però quasi rame. Mica Pennywise, guardate com'è bella questa qua, è tipo un arancio comunque molto bella, sempre bronzato. Poi c'è Mica Purple Rain, questa qua Mica Purple Rain somiglia molto alla Mica Viola, quella là Purple di Gisele Masca, che uso tantissimo. Poi guardate com'è bella, questa qua è un azzurro chiaro celestino, mica mediterraneo, bella bella questa qua, mi piace tanto, proprio chiaro, questo qua
Ecco, abbinato a quello si può fare, usarlo più chiaro e più scuro. Mica luna rossa, anche questa qua somiglia molto a quelle là, solo che questa dà ancora più nel rosso. Mica cioccolata calda, questa è un tipo un marrone nero. Vedete? Molto molto bella anche questa. È la mica dorata, mica 24 carati si chiama. Questa è oro, proprio oro oro. Illuminante, quindi tutte queste cose qua. Poi c'è anche una mica nera opaca, se vi interessa, si chiama molto molto scura, Mirka Dark Master, vedete? E questa è proprio nera nera, potete utilizzarlo come se vi piace un nero matte. Poi mica Yellow Submarine è un giallo, bella questa qua che vi dicevo io quando facevo i paint pot che non si trova il colore giallo, e con questa qua farò sicuramente, mi farò sicuramente un ombretto perché mi piace, lo vedrete se me lo vedete sugli occhi. Vi ricordate che è questa. Poi ci sono, oltre alle miche, ci sono anche gli ultramarini e gli ossidi. Gli ossidi voi sapete che sono dei colori di partenza, no? Da cui si può fare un fondo minerale, si può unirli sempre per fare un trucco compatto, quel che volete, insomma. E gli ultramarini che invece sono quelli là opachi, ossido rosso, nero, rosso, nero e ossido giallo, che ha anche l'ossido verde. Ossido verde, questo qua, feci il paint pot, vi ricordate, con l'ossido verde e viene, è molto molto pigmentato. Poi c'è l'ultramarino rosa, anche questo qua, questo qua pure è molto bello, l'ho utilizzato per qualcosa, non mi ricordo cosa, comunque anche è bello. Ultramarino viola, questo è bello, questo è il viola, questo è proprio viola, color viola, matte, semplice, bello, veramente molto molto bello questo ultramarino viola. E poi c'è l'ultramarino blu, che è questo blu shock. E poi ci sono tutti i contenitori, ovviamente per fare il vostro make-up, sia che vogliate farlo libero o compatto. Allora, perché vi faccio vedere, è più grande, vedete? Guardate com'è grande, questa se non erro è da 30, quindi per metterle un fondo, una cipria, quindi. Poi c'è questa qua che è un po' più piccolina, vedete, è più sottile, suppongo che sia da 15. Comunque costano veramente poco poco queste qua. E qua potete mettere anche per esempio un blush, insomma, ognuna viene con il suo sifter sopra, quindi sono fatte bene. Questa si mette il sifter e poi si chiude. Piccoline. Questa da ombretto è proprio la dimensione di quello della Tucco Minerale Neve Makeup, vedete la grandezza, proprio piccolo. E questo qua è tipo come del Simple, però anche questo qua va bene, secondo me va benissimo anche questo come ombretto. Potete utilizzarlo perché queste qua hanno i loro sifter, anche le piccoline hanno i loro sifter, però potete utilizzarle anche come giallini, ad esempio per fare un trucco compatto oppure per fare un paint pot. Queste qua sono belle, già se comprate miche e questi qua vi siete fatti tanti trucchi, avete risparmiato e potete anche magari unire qualche colore per ottenere qualche nuance più particolare. Per i trucchi compatti, che vi ho fatto anche il video di come si compatta, è semplicissimo, basta qualche goccina di olio e qualche goccina di alcol, quindi veramente non avete scuse. Mi potete davvero davvero sbizzarrire, guardate, belle. Io cercavo queste palette o palette alla Giuliana e non le trovavo, ma veramente queste sono belle e costano poco, perché sono palette vuote, vedete? Sono di plastica rigida, vedete? Non di carta, insomma. Ecco, si apre, eccola qua. E guardate com'è bella, cioè qua dentro si mettono tutte le cialdine, vedete? Questa qua è di questa dimensione, ci sono 12 scomparti. Bella grande, va bene per mettere secondo me ombretti, ma anche volendo anche dei blush. Allora, queste palette io ne comprerò altre, vi dico, perché veramente mi voglio sbizzarrire. Le là più grandi pure sono belle per fare proprio tutti gli ombretti, oppure fare una sezione ombretto, una sezione blush, una sezione terre.
C'è anche media, c'è ancora più piccola di questa, quindi solo a 4, insomma ci sono tutte le dimensioni. Ragazze, io non vedo l'ora di fare un video su questa palette. Probabilmente non farò tutti ombretti, farò anche blush o qualcos'altro, e poi quando ne compro qualcun'altra, insomma, ne vedete delle belle. Io non vedo l'ora, veramente sono troppo contenta. Questa è una cosa bellissima che ha questo sito, queste palettine, oltre a tutto il resto, ma questa veramente, perché poi costano poco, andate a dare uno sguardo. Veramente conviene e avete tutto, la palettina, i pigmenti, il mio tutorial per fare trucchi compatti e veramente vi divertite un sacco. Poi ci sono anche tutti questi strumentini, ci sono un sacco di cose per fare tipo altri trucchi, no? Non solo per ombretti. Ad esempio ci sono questi aggeggini che non so se per mettere lo smalto sopra, l'astuccetto per fare il mascara, c'è tutto, guardate. Con lo scovolino, bellino bellino, e lo faremo, e guardate com'è bello elegante, veramente fa concorrenza a quelli che si trovano in commercio. Poi ci sono gli stick, sono più grandi di quelli che usavo io di solito, sono molto belli questi qua, sono stick per fare burro cacao, rossetti, quel che volete, e però ci sono anche questi qua che sono proprio fighi per fare rossetti, e questi qua vi farò il tutorial per fare rossetti, faccio dei rossetti fantastici. Vedete, questi sono proprio belli, proprio da rossetto, nero e dorato. Ecco, questi qua ci faremo i rossetti. Come ne voglio fare uno rosso, tipo rosso prugna, non so come spiegarvi, non rosso fuoco, rosso scuro. Magari con una di quelle minchie ci posso riuscire. Comunque, ben presto ve lo farò vedere. E poi cos'altro c'è? Ah, queste qua che sono le cialdine che escono nella palettina. Sono di vetro, quindi se vanno a terra si rompono, quindi non devono andare a terra. Questo qua, vedete, si mette questo cosettino sopra e tipo si può fare il tappettino, tipo si mette tipo, avete visto, a volte li vendono, che schifo, quelli li vendono che sono pieni di petrolio. Voi potete sia fare un lucidalabbra, sia mettere un olio, e questo qua potete utilizzarlo anche come olio da mettere, non so, sul contorno occhio. Comunque, se voi vedete sul sito, veramente ci sono tante tante cose, palettine di tutti i tipi, strumenti per fare, anche quei stick per fare il lip gloss, quelli là così, veramente comunque c'è di tutto, quindi fate più presto a guardare che io a ricordarmi, perché guardatevi se mi ricordo. Visto che come materie prime ci sono anche qualche oletto, quindi gli oli, quelli là che più servono, lo sono sempre per il make-up, quindi trovate l'olio di ricino, trovate l'olio di jojoba, quindi se vi dovete fare un lucidalabbra, ecco, e la cosa bella è che potete comprare tutto là, non è che poi dovete fare un altro ordine, un po' di burro di karité lo trovate. Trovate tutte le cere, cera Cannaba, cera Candelilla, cera d'api, quindi per farvi ad esempio anche il correttore, vi serviranno per farvi il rossetto, quindi ecco, quella è la cosa bella, che potete comprare tutto. E poi ci sono anche le fragranze. Fragranze, queste qua sono fragranze cosmetiche, però queste fragranze, vi dico la verità, io non ho capito, io non penso che queste qua siano adatte per le labbra, perché comunque non c'è scritto vicino. Se la fragranza deve essere adatta alle labbra, ci deve essere specificato che va bene per le labbra. Quindi questa qua io penso che siano fragranze che vanno bene a uso cosmetico, quindi le potete utilizzare o nei vostri cosmetici, creme, cose per il corpo, eccetera. Però penso che si possa mettere qualche goccina, magari se volete fare, se volete profumare il fondo, la cipria. Non sono amante di profumare il make-up. Questa qua, fragranza lampone, che mi piace molto. Fragranza lampone è un lampone che cercavo da un bel po', non è quel lampone che stucchevole che ti acchiappa nello stomaco, ma è buono. Poi c'è fragranza Sweet Dream, che non me la ricordo, però mi sa che per non mi ricordarmela. E infatti no, questa qua praticamente è tipo fragola, però tipo le Big Bugle. Se vi piacciono le Big Bugle, Sweet Dream fa per voi. E poi c'è questa è veramente bella, ragazza, Love Moments. Love Moments, questa qua, ho fatto un profumo inodorante con questa. Odora tipo di un odore di pulito, fresco, pulito, molto bello, un po' tipo di borotalco. Comunque è bello, una fragranza che secondo me è adatta per queste cose qua, deodorante, profumo, acqua profumata,
molto molto bella, mi piace, molto, molto aperta come fragranza, no? Molto, non lo so, positiva, mi piace molto. E basta ragazzi, non so da quanto tempo sto parlando, ma penso che davvero molto, quindi fatemi sapere anche la vostra opinione su questo sito, se avete già comprato, se avete già provato a fare qualcosa. Fatemi sapere se volete un video dove vi faccio tutti gli swatch dei pigmenti, se vi piace la mia idea di fare questi nuovi tutorial sul make-up, cosa vi piacerebbe di più vedere. Insomma, lasciatemi un commento. Io sono molto molto contenta di aver trovato questo sito, che ci sia finalmente un sito italiano da cui poter acquistare queste cose. Poi se vi farò il video degli swatch, veramente i pigmenti e le miche sono molto molto belli, quindi io adesso me li travaserò comunque nelle giarrine e me le porto sopra, perché comunque mi ci inizio a truccare già così. Quindi questo è tutto ragazze, vi do appuntamento ai prossimi video, rossetti, blush, tere, quindi sono gasatissima e vi mando un bacio grande, ciao!